importante riforma per i commercianti, professionisti, quindi partite IVA, è il cosiddetto potenziamento della flat tax. Che cos'è? È una tassa piatta che appunto viene applicata a chiunque rientri in questa categoria sino ai 85.000 euro. Tale tassa, che chiameremo aliquota sostitutiva sia dell'IRPEF sia dell'IVA sia dell'IRAP, è pari quindi al 15%, con un notevole risparmio che in alcuni casi potrebbe arrivare e superare anche i 10.000 euro. Ma facciamo un esempio per capirci meglio. Ipotizziamo di essere un avvocato a Roma con un reddito complessivo di 85.000 euro. Una volta applicato il coefficiente di redditività, che nel caso di specie è del 78%, ma questo vale per tutti i professionisti, versati i contributi, l'imponibile si abbassa intorno ai 50.000 euro. Su questi 50.000 euro verrà pagato quindi il 15%, che è la flat tax. Capirete bene che si andrà a risparmiare un casino di tasse che appunto resteranno nelle nostre tasche. Ma è stata prevista un'altra flat tax, cosiddetta incrementale. Che cos'è? Sul reddito dell'avvocato che esercita a Roma possiamo aggiungere sino ad un tetto massimo di 40.000 euro, quindi sarà un guadagno eccessivo rispetto al tetto massimo fissato in 85.000 euro. Su questi 40.000 euro di reddito fuori, quindi dal tetto, si continuerà a pagare il 15%. Se invece l'avvocato di Roma avrà un reddito che sia superiore non più ai 40.000 euro, ma ammettiamo ai 45.000 euro, allora non si applicherà più la flat tax al 15%. Un'altra importante novità è quella della cancellazione delle cartelle di pagamento sino a 1.000 euro e soprattutto la previsione di una rateizzazione per tutte quelle che invece hanno un importo superiore. Tutte queste normative vanno ad interessare tutti i lavoratori, compresi i lavoratori dipendenti. Per gli autonomi invece e i professionisti invece vi è la possibilità di pagare con una sanzione minima tutte quelle imposte che sono state regolarmente dichiarate negli ultimi anni ma che non sono state versate. Altra importantissima novità è quella dell'eliminazione dell'obbligo di accettare pagamenti col POS, quindi con carte, un importo che sia inferiore alle 30 euro. Ulteriori aggiornamenti seguiranno quando la legge di bilancio sarà approvata in Parlamento. Ovviamente continuerò a parlare del reddito di cittadinanza che nel video che ho caricato 2 giorni fa e che vi lascio qui in alto è stato già previsto, quindi l'abolizione da gennaio 2024, ma si spera che appunto verrà modificato. Ovviamente per restare aggiornati dovete iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste novità, di cosa ne pensate della flat tax, se è stato giusto o meno eliminare il reddito di cittadinanza per chiunque. Questo è il diritto semplificato.